un tema un po' particolare, perché? Perché abbiamo voluto affrontarlo innanzitutto perché c'è questa bellissima mostra anche digitale qua a Roma, al complesso museale, oddio non mi ricordo mai, Daniela, aiutami. San Salvatore e Lauri. San Salvatore in Lauri, dove appunto due delle persone che parteciperanno con noi stasera ci spiegheranno un po' meglio di cosa si tratta, eccetera, eccetera. Ma la cosa particolare è il tema dell'arte digitale. Cioè sta succedendo che, come un po' già si era visto all'inizio già all'inizio se ne parlava sui primi sviluppi della blockchain, ora pian piano, anche in conseguenza degli ulteriori modifiche e innovazioni che stanno accadendo soprattutto sugli standard dei token, su Ethereum, pian piano si sta sempre più sviluppando il tema di arte digitale tokenizzata, quindi opere digitali che sono sia non solo digitali, anche ibride, perché hanno un loro corrispettivo molte volte, spesso nel mondo reale, che vengono tokenizzate, diciamo questo termine un po' particolare, e quindi registrate su blockchain tramite dei non fungible token, quindi dei token unici, e che possono quindi trasferirsi, tra virgolette, di proprietà, di disponibilità, semplicemente tramite transazioni blockchain. Cosa sono questi token e come funzionano, anche forse anche il loro inquadramento giuridico è un po' particolare, perché pensiamoci, potrebbe essere un titolo rappresentativo di merci, potrebbe essere tante cose, no? Se ragioniamo da giuristi, ce lo dirà Carlo Chiarastri, che oltretutto è anche un appassionato investitore di arte digitale tokenizzata, e quindi non lo diciamo che tutti i soldi che ha li mette là, e quindi Nascosti. ce lo dice anche in pratica, cioè non solo anche da è arrivata Eleonora, ok, ce lo dirà anche in pratica, e poi invece tratteremo anche di qual è il panorama, le norme sul copyright, le start-up che stanno partendo tramite Daniela, l'avvocato Cavallaro. Parleremo anche della parte gaming. Voi sapete, una delle applicazioni che ha avuto più successo all'inizio erano i famosi CryptoKitties, ma da là ci si sta evolvendo verso anche la possibilità di creare oggetti unici. Immaginate, non so chi di voi gioca ai videogiochi, io gioco ai videogiochi, quindi so che significa. Tramite oggetti che diventano unici del loro possessore nel momento in cui vengono acquisiti in game e che possono anche essere trasferiti sempre preservando la caratteristica di unicità al di fuori, no? Del game stesso, cioè anche tramite semplici transazioni blockchain. E poi appunto avremo come ospite una degli artisti che esponeva nella mostra di cui vi parlavo all'inizio, che vi consiglio di andare a visitare se siete romani, e che ci spiegherà meglio cosa sta succedendo appunto nel mondo e nel campo dell'arte. Io quindi ora lascio la parola a Carlo, mi muto e prego, a te l'onore. Ok, grazie Max, buonasera a tutti, grazie per l'ascolto e introdurrò quelli che sono i token non fungibili. Utilizzerò inizialmente una definizione che non condivido al 100%, che però a mio avviso può essere utile per comprendere appieno di cosa stiamo parlando. Quindi diciamo che i token non fungibili sono degli oggetti digitali scritti, creati su blockchain, che hanno la caratteristica dell'unicità e comunque dell'immodificabilità. Anche qualora lo stesso oggetto fosse mintato in diverse copie, comunque ognuna di loro sarebbe sempre unica, perché ciò che viene mintato, e qui arriviamo a quella che ritengo la vera definizione, non è l'oggetto in sé, ma è la certificazione e la storia e tutte quelle che sono le caratteristiche di quel determinato oggetto. Va da sé che quindi,
non potranno, cioè non saranno mintati solo esclusivamente oggetti digitali, ma appunto nel presente e il futuro prevedono sostanzialmente che possono essere mintati anche oggetti fisici dove la proprietà può essere iscritta su blockchain, quindi può essere una sorta di garanzia, di certificazione, e lasciando comunque l'oggetto fisico staccato dalla proprietà virtuale sostanzialmente. Cosa può essere fatto tramite token non fungibili? Allora, prima di tutto ci tenevo a specificare che non stiamo parlando di una tecnologia futura che probabilmente prenderà piede. Stiamo parlando di una realtà attuale che a livello mondiale comunque muove tantissime transazioni al giorno, dai valori più svariati, e che quindi ritengo interessante approfondire, perché spesso siamo abituati fondamentalmente a costruire prima la legge della fattispecie, qui invece il mercato è, diciamo, esploso da solo, è partito da solo, e bisogna sostanzialmente andare a regolare, a capire e anche a tutelare, perché regolare dal punto di vista della legge delle volte può sembrare solo un, diciamo, trovare un modo per far fatturare, per far pagare le tasse sostanzialmente. Invece, a mio avviso, ci sarebbero proprio delle tutele, delle garanzie che andrebbero istituite per legge. Comunque, cosa può essere fatto con questi token non fungibili? Prendiamo in esempio solo quelli che sono gli oggetti digitali, appunto per semplificare il tutto. Ho deciso di portare tre esempi abbastanza semplici di oggetti che già esistono appunto nella nostra vita reale, anche se già virtuali, e però analizzeremo quelle che sono le differenze tra questi oggetti mintati, comunque mintati ovvero creati su blockchain, e invece oggetti digitali che non sono tra virgolette creati su blockchain. Noi sappiamo prima di tutto che la blockchain, e qui parliamo sostanzialmente di Ethereum e di tutto ciò che vi è collegato, ci sono anche altre blockchain, però sostanzialmente Ethereum, nonostante i prezzi, i costi di transazione, resta comunque la tecnologia dove comunque si è più sviluppata questa storia dei token non fungibili. E appunto prendiamo ad esempio, come primo esempio, un sito internet. Allora, immaginate appunto che all'interno della blockchain Ethereum la privacy non esiste assolutamente, cioè all'interno della blockchain può essere vista qualsiasi transazione viene fatta, può sempre essere visto il creatore di quel determinato token, l'attuale possessore, il prezzo al quale ha acquistato e tutti i vari trasferimenti, le caratteristiche dell'oggetto. Tutte queste caratteristiche, tutte queste proprietà non possono essere modificate. L'oggetto in sé potrà essere modificato, però naturalmente sempre e solo se previsto inizialmente. Quindi, tornando all'esempio del sito internet, immaginatelo come sostanzialmente un token non fungibile, ovvero un gettone, una scheda che tenete all'interno del vostro portafoglio virtuale. E già da qui, comunque, ragionando, potrebbero trovarsi delle differenze. Innanzitutto, se questo dominio internet, se questo sito è all'interno del vostro portafoglio, va da sé che nessuno potrà modificarlo. Cioè, quindi, questo sito sarà incensurabile, perché non sarà collegato ad una piattaforma che avrà sempre il potere, sostanzialmente, di oscurarlo. Poi anche il canone annuo, sostanzialmente, che uno paga per l'utilizzo del sito, questo non sarà, non andrà pagato. E questo, secondo me, è una cosa molto interessante, anche perché, tornando al discorso della zero privacy all'interno della blockchain, tutti potranno vedere, ad esempio, che il dominio cardocalastri.nft, non fare pubblicità a nessuno, di mia proprietà, e chiunque all'interno della blockchain potrà farmi delle offerte per il mio dominio. Un altro esempio, che appunto quello di cui parlano dopo Daniele ed Eleonora, sono le opere d'arte. Voi immaginate appunto
un disegno digitale, una semplice GIF, dove però viene collegata la proprietà sostanzialmente di quel determinato oggetto, dove quindi tutti potranno inizialmente, cioè da una parte vedere l'originalità di quell'oggetto, perché basta cliccare sul nome dell'artista, perché torniamo a quello che dicevo prima, a qualsiasi momento può essere visto chi è il possessore, chi è il proprietario, chi è il creatore di questo determinato NFT. Quindi se stiamo parlando di un'opera digitale, noi in qualsiasi momento potremmo vedere quali altre opere quel determinato artista ha creato, qual è il prezzo medio di vendita di quelle determinate opere e appunto quali sono stati tutti gli spostamenti di quella determinata opera. Ci tengo a dire che nel campo dell'arte gli artisti italiani stanno veramente facendo fare una gran bella figura all'Italia a livello mondiale, perché comunque siamo veramente abbastanza forti. L'ultimo esempio che volevo portare è quello appunto annunciato da Max, ovvero del gaming. Pensiamo ad esempio ad una spada leggendaria. Qual è la differenza tra questa spada sostanzialmente ed una semplice spada che può essere di Warcraft? Allora, non ho detto che qui siamo all'interno del web 3.0, siamo all'interno delle DApp, delle applicazioni decentralizzate. Concettualmente, io, non essendo un tecnico, immagino che la differenza sia che tutti i vari file di quella determinata piattaforma, di quel determinato gioco, non siano, come nella maggior parte dei casi nel game, diciamo, normale, non siano tutti all'interno del database del server di quel determinato gioco, ma i file saranno distribuiti tra gli utenti. Quindi gli utenti diventeranno, dopo aver pagato naturalmente, dopo aver ricevuto, dopo aver ottenuto, proprietari, unici proprietari di quel determinato oggetto. A parte tutti gli aspetti speculativi che possono nascere da ciò, un'altra cosa molto interessante è che, essendo l'oggetto all'interno del proprio portafoglio, anche qualora la piattaforma, il gioco in sé, ad esempio, fallisse, nulla vieterebbe ai proprietari, ai vari proprietari del gioco, cioè ai vari proprietari degli oggetti del gioco, di creare un nuovo gioco con gli stessi item presi dal gioco precedente. Questa, che per me, che comunque, diciamo, ai videogiochi qualche ora l'ho spesa nella mia vita, rappresenta una novità molto importante. Pensate anche che lo stesso oggetto, la stessa spada, grazie, la stessa spada possa essere utilizzata in giochi diversi, perché essendo su blockchain, la blockchain riconoscerà quel determinato oggetto, o sempre e comunque. Passando a quelli che sono gli aspetti legali e le criticità, a mio avviso, del tutto, la più grande è l'identificazione stessa del tutto, a mio avviso. Il rischio che si corre è quello di infilare il tutto all'interno del calderone dei prodotti finanziari. Cioè, abbiamo già visto quello che è successo con le cripto fungibili, ovvero con le monete, che comunque prima di creare la legge, prima di regolamentare cosa fosse fondamentalmente una moneta cripto, è arrivata l'Agenzia delle Entrate, che comunque ha stabilito fondamentalmente il come vadano tassate, tra l'altro, a mio avviso, comunque facendo un po' di confusione. Quindi, che cos'è l'NFT dal punto di vista giuridico? A mio avviso, l'NFT, il token non fungibile, non è nient'altro che una certificazione. La certificazione, questa certificazione che valore ha? Sostanzialmente mi viene in mente Santi Romano con la sua teoria dell'ordinamento giuridico, che diceva che ogni comunità ha
al proprio ordinamento giuridico, cioè nel senso che ogni comunità, volente o nolente, crea quello che è il proprio diritto. E io lo rivedo fondamentalmente nella blockchain, cioè ogni blockchain ha sostanzialmente il suo diritto e la sua certificazione. La certificazione fatta su blockchain, da una parte è una certificazione fino a se stessa, anche se comunque non è del tutto vero, perché anche se non regolamentata, comunque è scritta, comunque il momento in cui è creato, avviene una transazione, è validato, quindi comunque il suo valore di prova può averlo, però comunque andrebbe regolamentata del tutto, a mio avviso. Un altro aspetto interessante è quello della fiscalità, perché comunque il mondo cripto è, diciamo, visto solo come un qualcosa, come un mondo di speculazione. Però immaginate sostanzialmente un artista che crea un'opera, a mio avviso, e vende quella determinata opera al prezzo di tot Ethereum, perché tutti questi oggetti poi vengono venduti comunque con cripto, non in dollari, non in euro, a mio avviso quell'attività andrebbe tassata non dal punto di vista appunto speculativo delle cripto, come comunque sicuramente l'ordinamento proverà a fare, bensì come la vendita di un'opera d'arte da parte di un artista. E quindi, tolta la certificazione, quindi una volta regolamentata quella che è la certificazione, va visto quello che effettivamente l'oggetto è. Quindi l'appello sostanzialmente che faccio ai giuristi è quello soprattutto di osservare e di cercare di capire questo mondo, che come dicevo non è un mondo futuro ipotetico, ma un mondo attuale. Certo, c'è chi dice che il tutto potrebbe essere una semplice bolla, cioè nel senso una moda che da un momento all'altro potrebbe scoppiare. Però io vedo comunque a livello mondiale tantissimi sviluppatori, tantissimi progetti che lavorano su queste cose. Cioè con i Legal Hacker abbiamo visto anche i grandi Alessandro Toschi e Marco Vasapollo della DFOA che comunque lavorano in questo, giorno e notte lavorano per sviluppare Ethereum, le proprie DApp su Ethereum, e come loro veramente in tutto il mondo ci sono tantissime persone che lavorano per sviluppare queste tecnologie. Questo per me differenzia il mondo degli NFT dalle altre tecnologie, cioè nel senso qui azzardo che se esistono dei massimalisti del Bitcoin, io sinceramente vorrei definirmi un massimalista degli NFT, perché a mio avviso rappresentano la grande novità della blockchain, cioè la grande innovazione della blockchain. Pensate per esempio alla conservatoria. A mio avviso qualsiasi proprietà quindi potrebbe essere certificata tramite blockchain. Certo, magari non sarebbe quello l'unico certificato di proprietà, ma come non lo è il catasto, che comunque è la prima cosa comparata, facendo misure che il catasto comunque non va mai visto. Però comunque la propria validità l'avrebbe. Questo, con questo tutto è tutto, io lascerei appunto la parola a Serena Tabacchi che ci parlerà dell'industria del gaming. Grazie. Ciao, qui con il computer. Sì. Ok, perfetto. Ok, grazie mille di questa introduzione, Carlo. Penso che hai spiegato molto bene tutto il movimento degli NFT e dei appunto non fungible tokens, tutta l'economia che c'è dietro. Hai dato una buona visione ampia della situazione attuale. Oh, capirei. No, e concordo appieno sul fatto che gli italiani, devo dire, in questo non si sono smentiti. Siamo al mondo tra i più creativi e in questo appunto ci siamo riconosciuti anche nell'industria del gaming, della quale vi parlerò ora. Non so se qualcuno di voi ha avuto il piacere di vedere alcuni dei panel che di solito faccio in inglese, ma forse è questo un buon motivo per cominciare a parlarne anche in italiano più spesso.
sulla Blockchain Game Alliance, che è un'organizzazione non for profit che si occupa di promuovere le iniziative nel settore del gaming, nell'industria del gaming, che girano su blockchain. Di che cosa stiamo parlando? Quindi stiamo parlando di asset o land anche, che è appunto tracciabile su blockchain e anche tradable, che vuol dire quindi può essere venduta, e c'è proprio tutto un sistema economico che si basa su questo. Tra l'altro invito il pubblico anche a fare domande se ne avete a riguardo, perché so che l'argomento magari può essere nuovo ad alcuni. Fondamentalmente questa industria è stata sviluppata un po' sulla scia dell'onda degli ICO del 2017, quindi ci sono stati dei grossi investimenti all'epoca, e molti di questi si sono rivelati appunto delle bolle, ma alcuni progetti invece hanno preso piede e hanno veramente formato un'economia solida. In questo ritroviamo appunto, per esempio, The Sandbox Game, che non so se appunto avete avuto il piacere di giocarci o di cominciare a costruire degli asset, però vorrei prenderlo ad esempio perché credo che sia un po' un punto d'incontro tra l'arte e il gaming, e anche un modo facile per entrare in questo mercato in espansione. Volevo forse farvi vedere, condividere lo schermo, se è possibile, parlarvi di un paio di progetti. Posso farlo? Posso provarci? No, non posso condividere lo schermo. Ad ogni modo, vi condivido qualche link per farvi vedere di che cosa stiamo parlando. The Sandbox è un mondo costruito in voxel, in piccoli cubetti, dove praticamente si possono costruire degli asset, e questi asset, ecco qui, ora condivido il mio schermo e vi faccio vedere qualcosa. Ecco qua, spero che vediate il mio schermo. Questa è la pagina di Sandbox, dove trovate la community, i vari link, e vi dico anche che c'è un Discord channel, dove c'è un canale in italiano dedicato, e c'è una comunità molto attiva, quindi potete fare domande se avete bisogno. Questo è il sito di The Sandbox, e qui praticamente potete creare degli asset, comprare degli asset o semplicemente giocare. C'è una mappa anche dove praticamente trovate le land, e questo è un concetto innovativo che è stato introdotto nell'industria del gaming attraverso l'uso del blockchain. Praticamente tutti questi cubetti che vedete qui possono essere comprati, quindi questa è una terra in espansione, questi sono i nuovi perimetri che non sono ancora disponibili, e qui vedete un po' quello che sta succedendo. Qui a sinistra vedete appunto la land, quindi ci possiamo muovere e vedere un po' che cosa sta succedendo anche di qua, ad esempio. E cosa succede in queste land? In queste land praticamente sono dei piccoli mondi che possono essere sviluppati e creati, quindi vengono praticamente creati dei giochi come li vogliamo noi. E la facilità di The Sandbox dove sta? Che usando pixel art si possono creare degli asset. Ora vi voglio far vedere un esempio che forse alcuni di voi conoscono, e sono sicura Eleonora ne parlerà più avanti, che è quello di Akatao. Vi faccio vedere un breve video, così da farvi capire un po' come si è passati dall'asset artistico, che è questo qui a sinistra che vedete. So, questa è un'opera, la parte di sinistra, fisica, che è stata poi digitalizzata e tokenizzata, e la parte a destra è un'opera che è stata fatta poi riprodotta in pixel e messa in The Sandbox. Questo per dirvi cosa? Che il gioco comprende degli asset, e questi asset possono essere creati con diverse rarità, quindi ce ne possono essere di numeri diversi, come delle edizioni limitate, diciamo, e possono essere più o meno rari. Questo determina anche il prezzo e le capacità di uso dell'asset all'interno del gioco.
Un altro esempio di cui vi voglio parlare è invece The Centraland, ed è un mondo, di nuovo, è un metaverse, un mondo in cui c'è un'interazione tra arte e gaming, dove di nuovo si può creare, esplorare e commercializzare gli asset e le terre. Come vedete, questo è in 3D, quindi non parliamo di pixel, ma creiamo proprio dei mondi interattivi dove si può camminare ed esplorare all'interno. E Decentraland è al momento una delle realtà più attive che troviamo nel mondo del blockchain gaming. Molto interessante da seguire, anche qui si possono comprare delle land, costruire, forse un pochino più complicato perché ci vogliono un pochino più di skills, di abilità tecniche per la costruzione, ma è un progetto che vi invito a seguire perché si sta espandendo molto velocemente e promette di essere il nuovo metaverse, quindi durante il lockdown può essere un buon modo di ritrovarsi in maniera virtuale. Volevo poi invitarvi a seguire le attività della Blockchain Game Alliance, questo è il sito, della quale faccio parte e mi occupo anche proprio di portare conoscenza e inclusione di varie persone all'interno della Blockchain Game Alliance che sono meno familiari con il concetto sia di blockchain e gaming nel blockchain. E quello di cui l'Alliance si occupa è di creare opportunità per tutte le compagnie membri e quindi mettere in comunicazione i vari membri dell'organizzazione, ma anche proprio di creare opportunità commerciali per queste compagnie in maniera che vengano poi rilasciate nel pubblico appunto sotto forma di NFT o di premi o di valorizzare i vari progetti nell'industria del gaming. Queste sono alcune delle attività appunto che svolgiamo, il networking, poi la presentazione di giochi di compagnie che si occupano di blockchain games, ricerca e reporting, quindi si creano dei report su come l'industria sta andando e poi ci occupiamo anche proprio della comunicazione, della conoscenza di quello che è l'industria attraverso presentazioni e workshop. Qui trovate tutti gli eventi che ho fatto negli ultimi mesi, quindi sono in inglese ma sono abbastanza accessibili a livello di contenuti. Vi invito a seguire le attività perché si parla di NFT, si parla di governance, di crypto assets, che sono appunto il tema centrale di questa sera. Ora torno nello schermo, così vi posso vedere e posso leggere se ci sono domande. Spero questa sia stata un'introduzione comprensiva dell'industria del gaming. Quello che voglio aggiungere è che mi occupo anche di MOCTA, che è il Museo di Arte Contemporanea Digitale, quindi il mio background è in arte e gaming e non vedo queste come due industrie separate, piuttosto le vedo come in comunicazione e in sviluppo coerente. Per cui invito tutti quanti a leggere di più, ad informarsi su quello che è il blockchain e NFT, perché spesso c'è una connotazione negativa che viene con la tecnologia, perché si ha a volte, forse c'è paura, si sentono, sai, le notizie che non sempre sono positive a riguardo, però dipende da noi e dall'uso che ne facciamo. Come è stato detto prima da Carlo, è importante conoscere quello che la tecnologia può fare ad oggi. Ci sono dei challenges, come li chiamo in inglese, quindi degli ostacoli ancora da affrontare. E una delle cose che volevo lasciare per poi proseguire questo panel è la questione del copyright e delle royalties. Al momento gli asset di cui abbiamo parlato nel gaming sono trasferibili all'interno di un circuito che spesso è confinato in questi metaversi, in questi spazi virtuali. Non è sempre facile trasferire da un blockchain, quindi da un chain a un'altra chain, il concetto di royalties, che appunto richiede un apparato legale importante. Questo per esempio è un aspetto in cui la tecnologia è ancora
indietro, ma ci stiamo arrivando e la vedo questa come una sfida in realtà per incentivare le compagnie ad addentrarsi in questo settore, perché è probabilmente una delle industrie meno in crisi al momento e in fase di crescita esponenziale. Per cui il mio messaggio è informatevi, leggete, interessatevi, ci sono molti panel, specialmente adesso in questo periodo di quarantena, ed è un momento ottimo per entrare nel mercato e nel gaming, e soprattutto è divertente. Quindi buona conoscenza e divertimento a tutti, è stato un piacere essere qui con voi stasera, grazie ancora per l'invito. Grazie Serena. Posso approfittare, innanzitutto volevo ringraziare Serena per l'intervento. E io avrei una innanzitutto ti chiederei una cosa. Noi siamo il gruppo Legal Hackers Roma, diciamo che parliamo abbastanza spesso di blockchain, di ICO, abbiamo parlato oramai da tanto tempo di questi argomenti. E se vuoi e se puoi mandarci anche sulla chat qualche link, se avete un gruppo, i social che possiamo così condividere e seguire, a noi più che volentieri li diamo a tutti, così possono seguirti. E poi volevo chiederti un'altra cosa, in realtà più sul merito di quello che dicevi. All'inizio hai parlato, giustamente, dicendo quando c'è stata la bolla delle ICO, questo mercato, tra virgolette, un po' scoppiato sul gaming, eccetera. Però leggevo anche in quella piccola, sulla pagina. Sulla pagina che ci hai fatto vedere del DeFi. Allora io volevo un po' capire come sta influendo tutto il tema, dato che oramai sta raccogliendo di più di quello che erano le vecchie ICO del 2017, come sta influendo tutto questa nuova modalità, diciamo, di raccolta di capitali tramite appunto exchange decentralizzati su questo settore qua. E poi credo che c'era Michele, l'amico Michele Ficara, che voleva sapere a che punto siamo con Minecraft e gli NFT, credo. Ok, allora ti rispondo una cosa alla volta. Per quanto riguarda il link, sì, ve li condivido qui nella chat e mi fa molto piacere appunto rimanere in contatto. Ci sono vari canali dove appunto ci sono delle comunità molto attive, quindi ve li condivido tra un momentino qui nella chat e poi possiamo sicuramente rimanere in contatto tramite le varie newsletter o i social media che ormai sono diventati il nostro luogo comune, quindi molto volentieri. Per quanto riguarda l'industria DeFi, che è Decentralized Finance, quindi una finanza decentralizzata, è stato, sai, un momento molto interessante per questo nei mesi passati, perché si aspettava esattamente l'industria dei servizi, diciamo, finanziari, e si contava un po', sai, quando è che questa sarebbe entrata nel settore del blockchain. Tutto ciò è avvenuto e penso che sia stato anche un po' il Covid, nel bene o nel male, a accelerare i tempi, perché c'è stata proprio una necessità con una crisi anche economica a fronte. DeFi è un argomento, sai, da una parte di nuovo entriamo un po' in quello che riguarda creare dei coin. Molte persone, posso citarne alcune, hanno creato dei coin personali. Per esempio, vi posso far vedere un esempio perché penso che sia abbastanza carino, perché di nuovo si parla di gaming e coin, che sono appunto dei token personali, e c'è un artista, la definirei forse, che si chiama Coin Artist, che va sotto il nome di Coin Artist, che ha creato proprio una moneta propria e un gioco che si chiama District, lo sto cercando ora perché non mi ricordo esattamente il nome, Coin Artist, eccolo qua. Quindi ve lo faccio vedere, posso condividere lo schermo di nuovo? Lo faccio vedere al volo? Ecco qui, questo è il canale su Twitter. Quindi esiste un gioco che si chiama Blockade Games
e il sito è Coin Artist. Praticamente è stato creato un coin personalizzato, per cui una persona si è tokenizzata e ha distribuito queste parcelle di tokens attraverso il blockchain, attraverso il gioco, quindi, ma fondamentalmente parliamo di finanza decentralizzata, perché è stato costruito tutto un'infrastruttura a riguardo, e nella stessa pagina trovate anche vari live o comunque tweet a riguardo. Ed è un fenomeno interessante da seguire, perché rappresenta l'industria del gaming e l'industria della finanza decentralizzata. Ora ci metto un attimino a caricare la pagina, ma posso condividere poi il link. Per quanto riguarda questo argomento, quello che vi posso dire è che nel gaming succede spessissimo che l'elemento di finance in game viene in qualche modo fuso insieme, perché in molti di questi giochi appunto c'è la possibilità di guadagnare. E dato che è un po' caduta la fiducia nei confronti delle banche ultimamente, direi, c'è questa volontà di essere un po' indipendenti. Quindi vi invito a seguire questo progetto, perché credo sia uno dei più interessanti che c'è al momento. Ovviamente tutto questo viene con cosa? Con dei rischi. Perché, ecco qua, perché ovviamente non c'è una garanzia che questi token e questa finanza decentralizzata sia poi in qualche modo eterna. Le cose cambiano, sono in continua evoluzione, quindi è un po' un gioco. Quindi la prenderei come una sorta di avventura che è bene essere appunto coinvolti, nella quale è bene essere coinvolti, ma allo stesso tempo non mi sentirei di diciamo evangelizzare al 100%, perché appunto ci sono ancora dei gap che devono essere colmati. Però è sicuramente un evento interessante da guardare, probabilmente se avete voglia di investire un po' e di cercare di capire un po' quali sono le dinamiche che interessano tutto questo, è importante. Un'altra cosa del DeFi è che adesso c'è il fenomeno degli stable coins, come per esempio DAI, in cui praticamente i token vengono backed up dal dollaro americano, quindi che vuol dire che il valore del token viene in qualche modo preso a livello giornaliero come riferimento a quello del dollaro, per cui è un investimento meno rischioso sotto un certo punto di vista, ed è forse il modo per entrare nel cripto nella maniera più soft, ecco. Spero che questa sia un modo interessante di descrivere DeFi e gaming. Ovviamente sto parlando dell'intersezione con la parte del blockchain game. Poi l'industria DeFi, ci sono diverse banche che stanno sperimentando su blockchain per i vari vantaggi di cui sappiamo. E invece per l'altra... La domanda era Minecraft, stiamo tutti aspettando gli NFT. Minecraft, onestamente guarda, non so più di tanto, quindi non posso risponderti, Michele. So, ci sono dei rumors, però onestamente non ne so più di tanto, quindi non è stato rivelato ancora molto al momento. Quindi we wait and see, aspettiamo e vediamo che cosa succede. Appena ne saprò di più, condividerò qualche link con voi per darvi notizie. Grazie tantissimo. E allora grazie, io passo la parola a Daniela, perché hai parlato di copyright. Chi meglio di Daniela può illustrarci qual è la disciplina e quali potrebbero essere le soluzioni? Quindi Daniela, ti lascio la parola, grazie. Grazie. Buonasera a tutti. Allora, io ho preparato delle slide, quindi vado subito a condividere lo schermo. Se me lo fa condividere, condividi.
Dunque, io mi sono, come dire, appassionata quando abbiamo deciso insieme appunto di fare questo webinar, un po' perché me ne ero già occupata l'anno scorso, così, però posso dire in maniera assolutamente superficiale. E poi appunto con la proposta di Massimiliano, anche con Carlo, ho visto come in realtà questo discorso della blockchain applicato in generale alla tutela del diritto d'autore, ma poi nello specifico all'arte, sicuramente può portare notevoli vantaggi e soprattutto mi ha fatto scoprire più nel dettaglio l'arte digitale e appunto la mostra di cui parlava Massimiliano che siamo andati a vedere martedì. Allora, in primo luogo io adesso farò un breve, come dire, excursus di quelle che possono essere le potenzialità della tutela della blockchain e della tutela del diritto d'autore. E in particolare andremo a vedere, diciamo, le applicazioni, alcune delle applicazioni che sono state utili nell'ambito dell'arte, della musica e dell'editoria. Chiaramente mi soffermerò maggiormente appunto nell'ambito dell'arte. Innanzitutto la blockchain come tecnologia, gli smart contracts si sono rivelati utili per che cosa? Per la tutela, diciamo, degli autori delle opere e anche per i diritti sulle stesse, nel senso che ci sono state applicazioni che adesso andremo a vedere che hanno facilitato sicuramente la creazione appunto di strumenti per la certificazione delle opere d'arte, per migliorare il sistema di pagamento degli artisti, per creare dei nuovi business model per la distribuzione oppure per l'acquisto delle opere e soprattutto appunto nel mondo di quella che adesso andremo a vedere che è l'arte digitale o cryptoart. In particolare, per quanto riguarda, diciamo, le prime esigenze che abbiamo menzionato, e cioè quelle relative appunto al tracciamento di quello che è lo storico dell'opera d'arte, per quanto riguarda la necessità di individuare l'autenticità dell'opera o i meccanismi della circolazione, andiamo a vedere queste quattro applicazioni nello specifico, che sono Codex, l'app certo, Xart Fingerprint Authentication System e Arthright. Per quanto riguarda Codex, è un'applicazione soprattutto finalizzata appunto a tracciare ogni informazione che riguarda un'opera d'arte. Nello specifico, appunto, abbiamo un registro di titoli decentralizzato che viene, perché ovviamente è basato su blockchain, che usando appunto un token nativo, questo BidTeX, consente che cosa? La registrazione delle informazioni che i collezionisti vogliono immagazzinare in una determinata opera. Quindi con Codex ci troviamo di fronte a un consorzio di soggetti che sono localizzati in 50 paesi, soggetti che sono rivenditori online, case d'asta, collezionisti privati e che vanno appunto a registrare utilizzando questo token nativo Bidex ogni informazione che riguarda, che quindi rende sostanzialmente tracciabile un'operazione che riguarda un'opera d'arte. L'app certo è stata sostanzialmente messa in circolazione nel 2018, si ricollega ad una startup padovana, Noima, ed è finalizzata alla tutela del diritto d'autore soprattutto per quanto riguarda la lotta alla contraffazione e al plagio. Infatti, con l'app certo sostanzialmente andiamo a creare, o meglio, l'artista o la galleria d'arte possono creare che cosa? Un archivio digitale, proprio depositando con un clic le proprie opere, certificandole all'interno di un meccanismo basato su tecnologia blockchain, proprio per evitare il rischio del plagio. Sostanzialmente, quindi, quest'app consente di dare una identità digitale all'opera d'arte, un certificato di esistenza tramite una marcatura temporale appunto non modificabile che è composta da data, ora e codice di registrazione. E questo consente anche di dare un'identità certa a chi si dichiara custode o autore dell'opera. Però l'app certo in realtà ha anche un altro utilizzo, viene utilizzata a tutela della web reputation. Infatti questa app consente, sempre attraverso l'applicazione della tecnologia blockchain, di individuare e conservare traccia di quelle che sono le informazioni di eventuali contenuti diffamatori pubblicati online.
Per quanto riguarda invece XART Fingerprint Authentication System, questa è stata creata sempre nel 2018, quindi vediamo tutte applicazioni recentissime, in collaborazione appunto tra l'Università degli Studi e la società Ars Mensure, sempre per la lotta alla contraffazione. In questo caso che cosa abbiamo? Abbiamo una sorta di impronta digitale dell'opera d'arte, cioè l'opera d'arte sostanzialmente vi è per evitare o comunque per cercare di combattere il discorso della contraffazione, l'opera d'arte, ma anche un altro oggetto che potrebbe essere contraffatto, viene creata questa impronta digitale attraverso la spettroscopia X, cioè i raggi X. Sostanzialmente viene creata che cosa? Una sorta di scheda dove c'è la descrizione dell'opera o dell'oggetto e questa impronta digitale attraverso il meccanismo che ho detto. E l'autenticazione in realtà passa attraverso un'impronta digitale che è verificabile con una chiave pubblica e privata che è particolarmente complicata e complessa da falsificare. Poi abbiamo questa recentissima applicazione che è ArtRights, che è riconducibile alla startup fondata da Andrea Concas proprio nel 2019, con attuazione poi concreta nel 2020. E questa è finalizzata soprattutto al tracciamento dello storico dell'opera d'arte, ma non soltanto. Infatti, se andiamo a vedere, in questo caso possiamo parlare di passaporto dell'opera d'arte, nel senso che all'opera d'arte viene ricollegato il passaporto, che include sostanzialmente tutte le informazioni che possono riguardare appunto le vendite, l'autentica, l'esposizione, e questo ArtRights in sostanza offre questi servizi. L'art manager per la gestione appunto della collezione, nel senso che c'è la digitalizzazione di un numero illimitato di opere. L'attestato ArtRights, che traccia appunto lo storico, la provenienza e i passaggi di proprietà dell'opera d'arte. L'art concierge per entrare appunto in contatto con i migliori professionisti dei servizi e poi anche la creazione per gli artisti emergenti di un archivio digitale. Quindi vediamo un'applicazione che cerca di andare incontro a quelle che sono molteplici esigenze legate all'arte. Poi passiamo appunto al discorso che più ci si ricollega agli interventi precedenti, e cioè la tokenizzazione artistica. La tokenizzazione artistica sostanzialmente che cos'è? Così come ha detto precedentemente Carlo quando ha parlato degli NFT, come ci ha spiegato prima Serena, qui abbiamo la tokenizzazione artistica, che è appunto un frazionamento della proprietà dell'opera d'arte, cioè mediante l'emissione dei token NFT che contengono che cosa? Dei certificati digitali di proprietà. Quindi lo scambio dei token che viene realizzato dallo smart contract, di solito su blockchain Ethereum, per cui il proprietario del token diventa il proprietario del certificato digitale. L'applicazione principe per quanto riguarda la tokenizzazione è sicuramente Mecenas Fine Arts. È nata come startup appunto con base a Singapore ed è una piattaforma che è finalizzata soprattutto all'investimento di opere d'arte. Come funziona? Allora, è una piattaforma di iscrizione libera a cui possono partecipare sia investitori istituzionali sia investitori privati. Quelli istituzionali possono utilizzare anche valute di tipo tradizionale, mentre quelli privati sostanzialmente soltanto monete virtuali, Bitcoin, Ethereum, Artcoin, e debbono possedere un portafoglio di almeno $50,000. I proprietari delle opere d'arte che le inseriscono all'interno della piattaforma pagano una commissione del 6% sul valore dei pezzi. L'investimento minimo deve essere pari a $5,000 e le opere d'arte sono soggette ad aste olandesi a ribasso per un periodo di tempo predeterminato, al termine del quale l'algoritmo su cui si basa poi l'intero sistema divide le opere in azioni che vengono assegnate agli utenti aggiudicatari. Chiaramente il 50% di queste azioni resta in possesso dell'originale proprietario e poi al termine dell'asta vengono emessi quindi automaticamente certificati azionari. Su questa piattaforma nel 2018 è avvenuta la tokenizzazione di un'opera di Andy Warhol, 14 Small Electric Chairs, un'opera che ha un valore circa di $5,6 milioni. È stata messa in vendita e sono stati raccolti $1,7 milioni, che corrispondono circa al 31% dell'opera, per cui 800 offerenti hanno partecipato all'asta. Gli aggiudicatari
dei token partecipanti alla blockchain e sostanzialmente quindi sono risultati titolari di questi certificati e possiedono sostanzialmente, potremmo dire, dei pezzetti dell'opera. Poi andiamo un po' al cuore di quello che è il webinar di oggi, appunto strettamente collegato a che cosa? All'arte digitale, alla crypto art. E quindi vediamo come la blockchain può essere applicata alla creatività, l'arte che parla il linguaggio digitale. Questa foto l'abbiamo scattata appunto l'altro giorno alla mostra di cui parlava prima Massimiliano. L'arte digitale sostanzialmente che cos'è? È un'arte su computer che è riproducibile tramite supporti digitali e che potremmo dire è gestita tramite la blockchain perché viene tutelata, valorizzata mediante certificazione, la crittografia, il controllo della sua distribuzione avviene attraverso la blockchain e quindi con garanzia sia per gli artisti che per gli acquirenti collezionisti. Se andiamo a vedere quelle che sono le principali piattaforme, così velocemente, di crypto art, cioè le gallerie online con struttura peer-to-peer, abbiamo async.art, che vedremo poi nel dettaglio quando analizzeremo l'opera di Mark Kane, superrar.co, Rarible, Rari, anche detta, e OpenSea. Allora, in maniera così molto veloce e potremmo dire immediata, se vogliamo dare un riferimento di ciascuna di queste piattaforme, abbiamo che su AsyncArt si crea, raccoglie e scambia l'arte programmabile con proprietà condivisa. Come vedremo per l'opera di Matt Cain, l'arte programmabile è un'arte in grado di evolversi nel tempo, di reagire proprietario, di seguire il prezzo di borsa. SuperRar si riferisce soprattutto alle opere in edizione unica. OpenSea è un marketplace di NFT molto utilizzato e anche molto in evoluzione, così come Rari, che è di recentissima creazione ed è in crescita esponenziale, soprattutto ha avuto una crescita appunto nella prima parte del 2020. Quindi, se andiamo a vedere il mondo dell'arte digitale, possiamo fare riferimento adesso, sostanzialmente possiamo richiamare due artisti tra i tanti. E in primis richiamiamo appunto Akatao, di cui ci parlerà poi nel dettaglio dopo Eleonora Brizzi. Si tratta di un dittico artistico di due artisti appunto italiani, Sergio Scala e Nadia Squarci, ed è il primo artista italiano che è stato inserito appunto nel catalogo galleria esclusivo di Superrare. Queste sono due opere appunto sempre che ho fotografato alla mostra di cui parlavamo prima. Invece io mi soffermerò maggiormente su Matt Cain e sull'opera Right Place, Right Time. Ora, questa immagine che vediamo a destra in realtà rappresenta fondamentalmente questa opera che, come vediamo subito, è un'opera in divenire. È un'opera che è stata un'opera programmabile, che è stata inserita dall'artista sulla piattaforma AsyncArt a gennaio 2020 ed è un'opera che mostra appunto un'immagine creativa del logo Bitcoin, un'opera digitale che è proprio basata sul prezzo instabile Bitcoin. Sostanzialmente quindi non avremo un'immagine statica, ma l'opera continua a generare un'immagine nuova ogni giorno perché è composta di 24 livelli sincronizzati con l'azione dei prezzi appunto del Bitcoin nelle 24 ore precedenti, per cui avremo continuamente un'evoluzione. Sostanzialmente l'artista Matt Cain ha scritto un algoritmo che è collegato a un feed dei prezzi Bitcoin. Ogni 24 ore l'algoritmo aggiorna il pezzo e quindi l'opera d'arte in base alla volatilità del Bitcoin, ed è un progetto che durerà 10 anni e Kane ha conservato sostanzialmente la proprietà di un token che gli consente di avere un certo controllo, un livello di controllo sul lavoro. Infatti, come lui stesso ha spiegato, leggiamo: ogni NFT sarà creato dall'NFT originale. Le composizioni sono create utilizzando un algoritmo che ho scritto e che visualizza un singolo giorno di fluttuazione dei prezzi di Bitcoin. Manterrò una certa influenza creativa, alterando i colori e gli elementi di design man mano che il progetto matura nel tempo. E naturalmente deciderò in quali giorni coniare le opere. Che vuol dire? Right place, right time. Nel posto giusto, nel momento giusto, è un pezzo unico, però questo master NFT creerà 210 diverse opere d'arte, sempre basate sul prezzo Bitcoin, che Kane deciderà di creare in determinati momenti. Uno, per esempio, è stato creato al momento dell'inizio della pandemia.
Qual è l'altra cosa importante da dire di quest'opera? Allora, è un pezzo unico ed è stata venduta per circa 100.000 euro sulla piattaforma Sincarte ed è stata acquistata dal collezionista di NFT Token Angel, che peraltro abbiamo conosciuto anche il giorno della mostra e ci ha un po' raccontato anche questa sua passione e come è avvenuto poi questo investimento. Ma ricollegandoci a quello che abbiamo detto prima a proposito appunto della creazione delle 210 diverse opere d'arte, entrando più nel dettaglio, che cosa accadrà? Quando ognuno dei 210 pezzi verrà acquistato, Token Angel, cioè l'acquirente, proprietario del master NFT, riceverà il 21% di ogni vendita. Quindi poi ogni acquirente di ciascuno dei 210 pezzi avrà comunque anche la possibilità di chiedere la stampa della propria opera. Ovviamente i numeri 210 e il 21% non sono casuali, ma si ricollegano al discorso della fornitura totale di Bitcoin. Se volete andare a vedere su Volatility Art, potrete andare a vedere questa opera d'arte così come si evolve in base alle fluttuazioni quotidiane, quindi c'è una sorta di gallery che è possibile andare a vedere. Questo per quanto riguarda l'arte. Poi adesso in maniera un pochino più veloce, perché il tempo, come dire, a mia disposizione non è moltissimo, vorrei accennare invece ad alcune applicazioni che sono state utilizzate nell'ambito musicale. Ne ho scelte sostanzialmente tre che mi sembrano le più rappresentative tra le altre. Sono SoundReef, MediaChain, che è stato acquistato da Spotify, e Rigu Music Group. Per quanto riguarda SoundReef, si tratta di un'applicazione che ha visto la luce nel 2017, è stata portata avanti da una startup di Roma che ha sede sostanzialmente a Roma ed è stata creata soprattutto per la tutela del plagio. Infatti, attraverso appunto l'applicazione SoundReef si è sviluppata sostanzialmente una tecnologia che consente di tenere traccia in maniera analitica delle riproduzioni e anche per il calcolo dei compensi, quindi rende anche il pagamento dei compensi agli aventi diritto in maniera, diciamo, più veloce e sicuramente più razionale rispetto ai metodi tradizionali. SoundReef si riferisce sostanzialmente a due ambiti: all'ambito cosiddetto in-store, che cioè quello che è considerato il tappeto sonoro, cioè la musica che noi troviamo di sottofondo nei negozi, nelle attività commerciali, nella ristorazione, e poi anche nell'ambito live per quanto riguarda le esibizioni dal vivo. Sostanzialmente, attraverso appunto questa tecnologia, che cosa consente di fare? Una certificazione istantanea del brano con un click, per cui gli aventi diritto potranno ottenere il certificato digitale che attesta la paternità della propria opera e la marca temporale, e quindi anche il meccanismo per quanto riguarda poi il pagamento dei compensi. Ma perché SoundReef anche la ricordiamo? Perché è stata fondamentale anche nel rapporto con la SIAE, nel senso che ha tolto un primato alla SIAE. Infatti il 10 aprile 2019, quindi in tempi recentissimi, e anche con un contenzioso che comunque c'è stato, non è stato un discorso così, come dire, pacifico, SIAE, SoundReef e LEA, cioè l'Associazione dei Liberi Autori Editori, hanno raggiunto un accordo finalizzato a garantire appunto il buon funzionamento nel mercato nell'interesse innanzitutto dei titolari dei diritti d'autore e anche degli utilizzatori. E così SIAE ha riconosciuto, nei limiti del decreto legislativo numero 35 del 2017, la legittimità di LEA di raccogliere i diritti d'autore per conto di SoundReef. Quindi questo cosa ha comportato? Che gli utilizzatori di musica italiana dovranno siglare una licenza integrativa anche con LEA nel caso in cui l'utilizzatore suoni un repertorio che è di gestione di quest'ultima, per cui il pagamento della licenza alla SIAE non è più da considerarsi esaustivo. Per quanto riguarda invece l'applicazione Rigu Music Group, questa riguarda soprattutto la tutela dell'opera dell'artista e la riscossione automatica dei diritti. È una startup del 2018 che si riconduce al CEO Marco Rinaldo, che è stata pensata soprattutto per gli artisti più giovani.
E sostanzialmente registrando appunto l'artista, registrando l'opera all'interno della blockchain, l'intero processo consente di verificarne e riscuoterne i relativi diritti, e questo può avvenire, diciamo, in maniera automatica e più veloce. Si tratta di una piattaforma in streaming che può essere personalizzata e che consente appunto di attingere ad un catalogo musicale, come dire, di tutto rispetto. Per ultima, ma non ultima, andiamo a vedere invece l'applicazione della blockchain all'editoria online. Ho fatto riferimento a, diciamo, la novità ultima dell'aprile 2020. Sul sito AnsaIt troviamo la notizia AnsaCheck, il bollino della notizia d'origine certificata, quindi la blockchain utilizzata per verificare la notizia, che è appunto poi identificata con il bollino AnsaCheck. Ora, io sempre per motivi di tempo ho sintetizzato molto anche qui l'applicazione della blockchain. Sostanzialmente ho ripreso proprio direttamente dal sito ANSA quello che è stato, diciamo, espresso sull'utilizzo della blockchain, tra l'altro in collaborazione con Ernst & Young. Il sistema è stato, diciamo, creato per cercare di combattere le fake news, ma più che altro per controllare meglio il flusso delle notizie, in modo che possano essere, come dire, utilizzate in maniera più corretta e in qualche modo controllata. Sostanzialmente il bollino AnsaCheck che cosa consente? Consente di individuare e certificare la notizia come fonte ANSA. Quindi sarà possibile, attraverso uno smart contract, verificare la storia di una news e quindi l'affidabilità risalendo alla fonte ANSA, consentire il confronto anche della notizia letta appunto con la fonte di origine, e poi anche permettere agli editori, alle agenzie di media di qualificarsi nel mondo dell'informazione come provider, coloro che chiaramente rientrano nel circuito della notizia, dell'AnsaCheck. Sostanzialmente, allora, il sistema si attiva in tre momenti differenti, e cioè nel momento della creazione della news, perché la blockchain registra sostanzialmente l'identificativo della news in modo tale che poi ne possano essere tracciati anche gli eventi futuri. Di conseguenza, nel momento in cui la news viene modificata o aggiornata da ANSA, la blockchain registrerà questo evento. E poi chiaramente quando la news viene ripresa dai publisher aderenti all'iniziativa, questo consentirà chiaramente sempre la verifica dell'autenticità della news come registrata, e appunto in questo modo l'evento consentirà in qualche modo anche di abilitare le future consultazioni anche da parte dei publisher. Ovviamente questo spiegato, ripeto, in maniera abbastanza veloce, andando sul sito è possibile comunque fare la verifica andando a vedere appunto il meccanismo. Sicuramente è un primo passo importante per cercare, come dire, di utilizzare la blockchain anche nell'ambito appunto delle notizie, perché sappiamo che il discorso delle fake news ovviamente ci sta molto a cuore, e quindi speriamo che questo possa avere un'evoluzione e che possa essere applicato sempre, come dire, al meglio. Io sostanzialmente avrei finito. I temi sono interessantissimi, ricoprono di tutto e di più, si va dall'arte del digitale alla musica, all'opera, anche alle news, quindi capiamo anche che per noi avvocati ci sarà tanto lavoro su questo tema qua. Io volevo lasciare la parola ad Eleonora, anche se ho visto che è in compagnia di un buon Mino Rosso e quindi forse non si è, come dire, troppo stancata, essendo in calce, non per altro. In modo che così forse riusciamo un po' a dare appunto a chi è un po' più addentro, no? A questo tema dell'arte digitale, che ci siamo conosciuti l'altro giorno proprio alla mostra, e magari ci può raccontare un po' da insider quello che sta succedendo. Ciao a tutti, mi sentite? Ciao, sì, ciao, grazie. Senti, ma abbiamo fino alle 8:30?
No, tu puoi parlare fino a quando... Ah no, 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 volevo capire se Zoom ci interrompesse. No, 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 allora, questo è limitato. Puoi parlare fino a dopodomani, se vuoi, non c'è problema. Attento a te. Allora, ciao a tutti, grazie per avermi invitato, grazie per avermi invitato. E sono qui, come hai detto tu, con un buon vino rosso vicino alla vostra, perché sono uscita alle 7 dai Musei di San Salvatore e Lauro. E niente, io volevo fare una precisazione a cui tengo rispetto a quello che ha detto Daniela, che è quello che è l'arte digitale, quantomeno secondo me. Allora, l'arte digitale non ha necessariamente bisogno di blockchain. La criptoarte è una parte dell'arte digitale. Questo significa che quello che io considero, perché così spiego anche la mostra, quello che io considero essere arte digitale è l'uso della tecnologia per la creazione di arte. Quindi abbiamo anche artisti che utilizzano il machine learning, l'intelligenza artificiale o il code, la programmazione, che però insomma come risultato hanno degli oggetti e delle opere fisiche e che quindi non hanno assolutamente bisogno di blockchain per essere autenticati, insomma, o quant'altro. Detto ciò, e oltre ad invitarvi alla mostra che vuole offrire una panoramica sull'arte digitale fino a questo momento, insomma una panoramica abbastanza internazionale, perché abbiamo artisti provenienti da tutto il mondo, che si svolge a San Salvatore in Lauro a Roma fino al 30 ottobre. Volevo prendere come caso di studio ovviamente Akatao, e, insomma, non solo per la relazione professionale e personale che mi lega a loro, ma perché proprio credo che costituiscano un esempio perfetto per ciò di cui vorrei parlare, ovvero valore e questo parallelismo, queste reti parallele che non si incontrano mai, ma che prima o poi si dovranno incontrare del mercato dell'arte su blockchain, quindi della criptoarte e dell'arte fisica. Allora, un'altra cosa insomma, che mi piacerebbe dire rispetto al lavoro che faccio con Akatao è che, come mi spiegavano giorni fa questo studio di avvocati a Roma, che io conosco, sono gli avvocati Piselli, mi spiegavano appunto come la legge, quantomeno insomma in Italia, ma credo in Europa, venga fatta, no? Prima viene fatta la legge e poi viene applicata, mentre nel mondo anglosassone non ti sento. Normalmente prima viene fatta la legge e poi trovato l'inganno, è quello il... E invece nel mondo anglosassone prima trovano l'inganno e esatto. Poi fanno la legge. Diventa legge. Esatto, volevo dire che secondo me una cosa che contraddistingue molto il lavoro che stiamo facendo con Akatao è che troviamo la legge dopo l'inganno, ovvero che anziché insomma concentrarci su tutti questi white paper, teorie, piattaforme e quant'altro che vorrebbero applicare tutte queste situazioni a casi che poi nemmeno esistono, con Akatao veramente giorno dopo giorno analizziamo un po' come sta andando la situazione, anche perché è talmente variabile e cerchiamo di trovare una soluzione. Questo è avvenuto anche per questa mostra. Allora, innanzitutto vorrei, se posso fare lo share dello screen. Aspettate, lo do. Ok, ora puoi farlo. Ok, lo vedete il mio schermo? No, vediamo ancora te. Mi dice che fallisce, non so perché. Vediamo un po'. Ecco. Lo vedete? Sì. Ok. Innanzitutto voglio mostrarvi un po' di foto della mostra, insomma, è quella che è la stanza dove sono esposte le tele di Akatao insieme alla Terra Mural. E ecco, allora,
arriviamo qui a tutta questa marmaglia di persone nella stanza che scannerizza con la app Arti Vive le tele di Akatao, e, appunto per vedere le animazioni digitali che escono dalle tele in realtà aumentata. Allora, scusami, noi vediamo la cartella ancora, credo che devi selezionare o spostare le immagini. Non vediamo le immagini, capito? Non vedete le immagini? No, dove le devo spostare? Le devi mettere davanti alla cartella, forse, se ce l'hai aperte. Ok, riprova a ricondividere lo schermo, oppure le devo mettere qui dentro, giusto? O fai condividi schermo e le metti dentro, oppure quando ti dà la condivisione puoi selezionare l'applicazione, dovresti avere l'anteprima, no? Tu che è un Mac, mi sembra che sia il tuo, visto, giusto? Sì, che cosa difficile. Ok, allora praticamente ti dice quale finestra selezionare dell'anteprima. Vediamo un po'. Non ce la faremo mai. Ce la possiamo fare. C'è tempo fino a dopodomani, tanto. Appunto. No. Quando fa, vedete qualcosa? Sì. Ti apre file. La finestra con tutte le varie opzioni, vedi? Tutte le varie finestre aperte. Sì. Devi selezionare quella dove stanno le immagini e poi gli dai condividi. No, guarda, io non ce la faccio. Non capisco. Vediamo un po'. Eccole. Vedete? Ok, apri. La vedete? Ok. Ah, ecco. Ok, allora. Aspetta, proviamo se vede pure la seconda. La vedete? Sì. Ok. Questa è la sala dove sono in esposizione le tele di Akatao, accompagnate dalla realtà aumentata. E come vi dicevo, queste sono delle fotografie che sono state scattate durante l'opening di tutte queste persone che si sono divertite tantissimo appunto a scaricare questa app Arti Vive e usare il loro smartphone per scannerizzare le tele e godere di questa realtà, di queste animazioni digitali accompagnate da musica. E vi faccio vedere qualche altra foto. Allora, che cosa succede con le opere di Akatao e che cosa succede con il loro mercato e come affrontiamo ogni volta queste nuove situazioni, insomma, su come rapportarci con i collezionisti fisici e digitali. Allora, per esempio, la prima volta che abbiamo presentato, che io con la mia galleria ho presentato queste tele, che includono Imago, che vedete qui, e Sad Cat, che è la tela ispirata al sogno. Diciamo che ogni volta cerchiamo di aggiustare il tiro rispetto a come si presenta la situazione. La prima volta abbiamo presentato queste tele insieme ad un token, quindi con questa animazione in realtà aumentata e con un token su blockchain, e le abbiamo vendute insieme, quindi un collezionista era obbligato a comprare la parte fisica e la parte digitale, poiché questo fa parte di tutto un processo di educazione che io porto avanti con la mia galleria, no? Quindi il collezionista di arte fisica è obbligato a scaricare un portafoglio digitale, quindi a venire a contatto con la realtà della blockchain, quindi essere sensibilizzato, eccetera. E il contrario, i collezionisti di blockchain sono obbligati a godersi una tela o un'opera d'arte fisica.
Poi che cosa abbiamo capito? Che in realtà questa formula, e questo è strabiliante perché dopo soli 2 mesi non funziona più per le opere di Hagatao, perché se, insomma, se si segue il loro mercato, per esempio su Super Rare, questa operazione semplicemente non è più possibile, perché il valore che in questo momento hanno le loro opere non corrisponde più al valore che le loro opere fisiche hanno. È una cosa difficilissima, sono due mercati che viaggiano parallelamente, in cui è difficilissimo trovare una soluzione e in cui è difficile non finire sempre in quel baratro per cui i collezionisti di blockchain stanno su blockchain e i collezionisti di arte fisica stanno nel mercato dell'arte fisica, dove nessuno si parla, nessuno si comprende, ci sono gli investitori folli su blockchain e gli investitori di arte fisica che non comprendono assolutamente i prezzi. Però che discorso abbiamo fatto? Abbiamo fatto un discorso un po' più ampio, che loro hanno portato avanti anche con altri galleristi e con altre persone del settore. Veramente bisogna scindere questi due mercati, veramente Hagatao come identità, come artisti, sono così conosciuti e riconosciuti nel mondo dell'arte cripto, probabilmente non è più estraibile, no? Il loro valore che hanno acquistato sulla blockchain da quello che poi hanno, perché insomma blockchain o non blockchain è l'arte di Hagatao. Quindi abbiamo cercato di fare un discorso più ampio e capire qual è il valore di queste opere. Non si può più prescindere dal fatto che in un determinato periodo i loro token vengano venduti a una determinata somma. E quindi quello che abbiamo proposto invece per questa mostra è stato di porre un prezzo sulle opere fisiche e non obbligare più nessuno a comprare fisico e digitale, proporre le opere fisiche nella mostra e continuare un processo di educazione nei riguardi dei collezionisti di arte fisica, spiegare che cos'è un token, mettere proprio in mostra e far vedere che nel tempo stesso della mostra, se l'opening inizia alle ore 6:30, alle 8 il token che Hagatao ha messo su Super Rare avrà acquistato già, non so, sarà arrivato già a $10,000-$15,000, quindi rendere tutti consapevoli e dare al collezionista dell'opera fisica la priorità sul token che in quel momento in cui lui acquista l'opera fisica è arrivato ad un determinato valore. A quel punto, se il collezionista di arte fisica accetta di acquistare anche la seconda parte, la seconda anima di quest'opera d'arte che è il token, avrà la priorità su tutti gli altri. Questi discorsi che sembrano molto noiosi non lo sono. In realtà io come gallerista mi sono trovata con il caso di Hagatao, mi sono trovata a gestire una tra le situazioni credo più all'avanguardia del mondo dell'arte contemporanea, dove uno dice che cos'è il valore, quant'è, come lo dividiamo, come lo distribuiamo e come creiamo una formula dove nessuno perda, ma non solo per una questione di soldi, ma appunto per una questione di valore. Quindi questo è quello che stiamo proponendo al giorno d'oggi, ma domani chi lo sa, perché i tempi della blockchain, insomma, sono quello che sono. E poi invece è successo tutto il contrario di tutto, è successo che durante l'opening, mentre io parlavo con tutti i collezionisti e tutte le persone e parlavo del contenuto delle opere, esponevo Super Rare, queste opere venivano vendute a prezzi stellari e in questi prezzi a cui sono stati venduti sono poi inclusi anche le tele, e quindi questo collezionista che ha collezionato i token ha poi preso anche le tele. Quindi questo è per dire che ci troviamo in un momento di transizione, ma dove insomma non è più possibile, ecco, prescindere da nulla. È inutile mettersi lì a misurare la grandezza delle tele e tirare su delle quotazioni che sono inesistenti ed inutili. Addirittura, insomma, mi dicevano a Hagatao, anche rispetto ad una riflessione che hanno fatto ieri, che magari questi token sono stati venduti anche ad un prezzo più alto proprio perché queste tele erano in mostra a Roma, quindi chi, insomma, proprio sostanzialmente viene prima l'uovo o la gallina? Non si, è tutto un discorso, no, complessivo
di valori che sinceramente insomma con Acatao c'è il piacere di esplorare, poiché sono tra i pochi insomma che fanno parte di entrambi i mondi, che noi ci teniamo ancora a dividere, ma che in realtà insomma si tratta di arte in forme diverse, e quindi ecco, volevo parlare proprio di queste discussioni che teniamo giornalmente per cercare insomma di dare il valore giusto a tutto. E, detto ciò, vi vorrei far vedere anche le opere, se ce la faccio, e vediamo se le vedete. Lo vedete il mio schermo? Sì, sì. Ok, allora. Quindi parlando invece un pochino di arte, dopo il mercato, le tre opere nuove che sono in mostra, allora ne abbiamo due che sono state già presentate in una preview della mostra alla Fiera dell'Arte Digitale CADAF, che sono Imago, che è quella che io ho scelto insomma come proprio come copertina, come presentazione di questa mostra. Credo che sia molto intuibile il perché, parla del Rinascimento, è il Rinascimento, è questa... Questo personaggio tra una Venere e una guerriera, se poi scannerizzate questa immagine con la vostra app Arti Vive vedrete un'animazione bellissima, lei che nasce da questa conchiglia ma con un fantastico teschio in stile Acatao, se la guardate attentamente come al solito insomma come perdersi dentro le opere di Acatao, vedrete anche che qui c'è una bella Venere di Botticelli in stile Acatao, e questa è stata quella che ci ha accompagnato in tutti i post, gli inviti e le presentazioni di questa avventura. Quindi lei è lì presente, e è presente insieme all'altra tela che è Sad Cat, che anche questa è stata presentata a CADAF, e invece le tre nuove arrivate, tra l'altro devo dire tantissime persone sono rimaste stupite, e questo mi fa piacere, sinceramente conferma il mio pensiero, nel senso che uno è sempre abituato a vedere le loro opere in digitale che sono meravigliose, ma poi alla fine di tutta la fiera tutte le persone che sono venute alla mostra hanno visto queste tele, sono rimaste strabiliate per la bellezza, per i dettagli, e per la qualità, per una cosa che nessuno si aspetta. Io quando ho scartato le tele di Acatao dalla cassa ero emozionatissima, quindi insomma anche questo a dimostrare che questa fisicità, no, è un po' imprescindibile insomma dagli esseri umani, e che uno le guarda ancora come insomma, proprio con l'emozione di un bambino. Sono bellissime, hanno uno spessore di 6 centimetri, quindi sono delle tele customized che loro si fanno fare, sono particolari. Una di queste tele era Ruddy Girl, che è insomma, anche questa in super tema con la mostra, con tutto quello che cercavamo di dire, nel senso che in tutte queste disgrazie, in questo periodo di follia, in realtà probabilmente è una cosa molto positiva essere vivi. E quindi insomma abbiamo questa generazione Z, questa ragazza che ce lo ricorda, e questa è stata venduta su Super Rare, a quanto ho capito è il loro record, per dollari 23.000 più o meno. E poi avevamo lei, la bambina che dorme, un altro tema che Acatao ha affrontato quest'anno insieme al tema del Rinascimento, il tema del sogno, un tema insomma molto caro a loro per svariate motivazioni, tra cui oltretutto c'è sempre questo potwork fantastico che si manifesta in varie situazioni, in questo caso fa da peluche alla bambina. E, insomma questo binomio di sogno e creazione, no? Che si vede nelle loro tele di quest'anno, insomma se parli con loro, specialmente con Sergio, direbbe che alcune delle loro opere si manifestano proprio nel sogno, quindi hanno questo rapporto particolare con il sogno. E poi c'è lei, che è
insomma, ecco, sì, è meravigliosa. Lei era esposta, è esposta su una mural, è puramente digitale, non arriva in formato fisico, ma non ce ne frega niente, è bellissima, c'ha questi colori così eterei. Io sono particolarmente fan di questa opera, lei è la natura, e insomma, se c'è un'altra cosa se c'è una cosa che abbiamo capito, tra le tante cose che abbiamo capito da questo periodo di lockdown e di pandemia, che il binomio tecnologia e natura ha vinto e probabilmente continuerà a vincere per sempre. La tecnologia ce l'abbiamo, qui abbiamo anche la natura. E una cosa interessantissima che hanno scritto loro quando ho chiesto perché sul catalogo della mostra io non ho messo, ho preferito non mettere le descrizioni delle opere, ma ho chiesto a tutti gli artisti di scrivere dei pensieri personali riguardo questo periodo, insomma, o di rinascimento o di quarantena, di lockdown. È una cosa che mi ha fatto riflettere molto, che a Catao hanno scritto è che l'uomo non si trova più sopra la natura, no? O sottomesso alla natura, ma questa volta è dentro la natura. E credo, insomma, che sia un po' la veramente la nostra posizione in questo momento. E qui è sempre il Podwork, che questa volta si manifesta in maniera differente. Allora, io adesso metto un secondino a caricare il computer e poi finisco il mio intervento, perché sennò mi si spegne. Ecco, e vi invito a visitare la mostra, e, insomma, vi invito a, come diceva Serena, a leggere, ad informarvi, a seguire come vanno le cose nel mondo. Vi invito anche a non scrivere troppe cose e lanciare troppe idee prima che siano verificate, ma ad andare un po' con il flusso e vedere quello che succede e poi scrivere delle regole insieme, poiché questo spazio è molto nuovo e non ha senso. Non ha senso partire da presupposti sostanzialmente inesistenti. Siamo tutti quelli presenti in questo spazio, in questa conversazione, sono dei pionieri in qualche modo, ognuno dal proprio punto di vista. I pionieri devono discutere e si devono basare su quello che succede domani, altrimenti non sarebbero pionieri. Io ho questo piacere immenso. Per quanto riguarda, insomma, il mio punto di vista e dal punto di vista dell'arte, di farlo con Acatao, perché loro veramente ti mettono in crisi, cioè ogni giorno è cambiato qualche cosa e quindi sono discussioni infinite ma super interessanti, e tu ti rendi conto che effettivamente stai scrivendo probabilmente la storia dell'arte. Quindi io sono a Roma fino al 30 ottobre e ai musei di San Salvatore in Lauro. Non c'è solo Acatao, ci sono tanti altri artisti che utilizzano tante altre tecniche e tecnologie, e parliamo tutti di questo rinascimento che poi, insomma, è un rinascimento 2.0 perché siamo nel 2020, con tutte le difficoltà di un rinascimento che è effettivamente abbastanza falso, nel senso che poi, insomma, stiamo un pochino tornando indietro, avremmo dovuto avere una conferenza che hanno annullato e per cui sono rimasta molto male, perché il lato speciale della conferenza era che sarebbe stata fatta fisicamente e finalmente incontravamo tutti questi personaggi anonimi e sconosciuti che vivono e si manifestano sul mondo della blockchain. Abbiamo avuto questo cocktail cancellato proprio il giorno, e ci è stato comunicato il giorno della mostra, ma nonostante questo all'opening c'erano tantissime persone che si sono fermate fino a tardi in giardino senza cocktail, quindi interessate veramente a scoprire un po' quello che sta succedendo nel mondo dell'arte che noi chiamiamo digitale, proprio perché abbiamo ancora bisogno di trovare una categoria a tutti i costi, poiché non è troppo legittimata, ma che altro non è, insomma, che il mondo dell'arte più contemporanea. Quindi mettetevi la mascherina e venite a Roma.
Bello intervento, interessantissimo. Interessante anche, c'è una domanda che ci fa la nostra Claudia Morelli, che era soprattutto alla mostra anche lei l'altro giorno. Diceva, ma chiedeva, gli acquirenti su blockchain sono tutti collezionisti o comprano anche persone comuni? Cioè, persone che entrano per la prima volta, diciamo, nella scoperta dell'arte, di quello che è il mondo del collezionismo? Beh, ma allora, per prima cosa, qualsiasi persona compri dell'arte è un collezionista, poi non importa se è la prima volta o la centesima, quindi direi che sono tutti collezionisti o persone che sono interessate a collezionare. Credo che il mondo della blockchain sia un pochino più aperto, ora scherzi a parte, sia un pochino più aperto a, ovviamente si riferisce a, c'è meno establishment, no? Non è come il mondo dell'arte fisica dove il collezionista è probabilmente figlio di un collezionista, quindi è stato educato e cresciuto con delle opere intorno alla blockchain molto più sperimentale, e quindi credo che per rispondere a lei, insomma, ci siano persone che si approcciano al mondo del collezionismo per, anche per la prima volta. E, detto ciò, insomma, come invece contrarietà e negatività rispetto a questa cosa, cioè che probabilmente molti che lo fanno così dal nulla lo fanno per un investimento finanziario. Quindi non è detto che sia meglio o peggio in nessuna delle due situazioni, perché tante volte la speculazione, questa benedetta speculazione che tentavamo di distruggere ed evitare con la blockchain, in realtà non l'abbiamo né distrutta né evitata, probabilmente alimentata. Quindi credo che ci sia questa freschezza nella blockchain, ma credo anche che molte persone che si approcciano per una questione di soldi. La cosa interessante è proprio, come dire, tu giustamente hai detto, in realtà no, l'arte digitale non è solo blockchain, ma questa è criptoarte, ma ci stanno tanti modi. La particolarità è che appunto la blockchain ha reso unico qualcosa di tendenzialmente replicabile, no? Certo. Quindi ha creato in realtà nuove possibilità, chiamiamolo così, nuove possibilità, certo, soprattutto su ciò che è nativo digitale. E tant'è che poi molte persone, forse anche dovuto all'età, questo, all'abitudine anche, no, a interfacciarsi con certi oggetti, hanno oramai, come dire, non distinguono più dal digitale e reale. Cioè il valore è comunque lo stesso, possedere un, esatto, qualcosa digitalmente, anzi forse è forse più comodo possederlo in digitale che nel mondo reale, perché è più comodo, segue, capito? È un'arte proprio che ti segue, che è tua, che è propria, diciamo. Esatto, a me è piaciuto tanto, io una volta ho avuto una conversazione con questo collezionista che, diciamo, è più tradizionale e che comunque ha compreso tutto il discorso che io ho fatto sull'arte digitale e sulla blockchain. E che però mi ha detto che c'è una differenza, che non, appunto, nessuna cosa esclude l'altra. Mi diceva che l'arte digitale è, il collezionare l'arte digitale è una situazione molto più intima, mentre il collezionare l'arte fisica è probabilmente una situazione molto più di condivisione. Lui mi diceva, è un po' come se arrivi, no, alle cascate del Niagara e sei da solo, e ovviamente sono bellissime, sei felicissimo di vederle, e però insomma condividi la tua gioia con te stesso, ciò non significa che non ti siano piaciute, anzi hai un'esperienza super intima, oppure vai con il tuo compagno, la tua compagna, la mamma, l'amico, e ti dai un bel abbraccio quando vedi la bellezza delle cascate del Niagara. E questo esempio a me ha colpito molto, io me lo ricorderò per sempre, perché in realtà è vero. Perché avere un'opera d'arte esposta anche in casa significa che, per esempio, in maniera così molto spicciola, che tutte le mattine quando tu passi di fronte a quell'opera d'arte, che se tu hai in esposizione significa che significa qualcosa per te, a tutte le mattine condividerla con le persone che ti stanno accanto in quella casa, al di là del invitare persone per vederla, quella è un'altra roba, ma proprio condividerla, capito? Condividere il dolore, la gioia, qualsiasi cosa quell'opera esprima, quella è una roba che l'arte digitale non fa se tu la tieni appunto nascosta, e che però
ecco, è una cosa molto intima, è la tua, che nessuno ti tocca, quindi non è, insomma, io quello che sto cercando di fare con la galleria, noi siamo delle anime racchiuse in questo corpo, il corpo ha cinque sensi, e non credo che niente verrà mai abbandonato, come non verrà abbandonata l'anima, ecco. Grazie a voi. Vuole fare qualche domanda ancora? Ci prendiamo 5 minuti. Io so che c'è Claudia che sta là, che freme. Claudia Morelli. Io, vedi, lo sapevo. Claudia, ti do la parola, così, infatti, se mi alzi la mano ti riesco a trovare meglio, perché ci stanno ancora 40 persone. Aspetta, eccola, ti do la parola. Anzi, ti promuovo a membro, così parli direttamente, accendi, eccola. Andato a giocare a Call of Duty. Ci siamo. Oddio, ho cambiato lo sfondo. Ciao, ciao Eleonora. Allora, la premessa è che a me la mostra è piaciuta tantissimo. È bella esteticamente, è sfidante, è curiosa, è giocosa, è riflessiva. La mia domanda però riguarda in realtà, cioè faccio appello alla tua professione più che, perché io non mi intendo di arte, ma la mia domanda è: tutte le avanguardie sono nate da una base comune, da un manifesto, da una teorizzazione, da una, come dire, dalla necessità di affermare alcune cose. Questo c'è oggi nell'arte digitale? Perché il secondo profilo di delicatezza che intravedo, parlo della blockchain, non dell'arte digitale, che significa tante cose, come giustamente hai detto tu, ma nel fenomeno blockchain io vedo che c'è tanto anche, ma è sacrosanto, non do un giudizio di valore, però c'è tanto gioco, voler provare, cioè si rischia che viene confuso poi il valore dell'opera, anche se è progettata con algoritmi, con... non so se mi sono spiegata. Sì, sì. Ok. Allora, secondo me la base iniziale, quella di cui parlavi, quella pura, è che mo basta, capito, col mondo dell'arte contemporanea, la speculazione, il mercato secondario, le case d'asta, gente che fino a prima della morte... guadagnava 10 euro opera e dopo la morte ne guadagna 10 milioni, basta. E quindi è ovvio che la tecnologia è una tecnologia come, insomma, come quella di blockchain, cerca di risolvere, no? Tutto questo. E poi purtroppo, come tutte le teorie, come tutti i manifesti, come tutte, no? Anche i manifesti politici, la realizzazione e l'applicazione, insomma, spesso è diversa da quello, insomma, che si professa. E, io penso che, allora, sono le cose, quelle sono cose che si ripetono sempre in tutte le epoche. Per prima cosa, come ha detto anche, che io, insomma, quello che ha dichiarato Lorenzo Zichichi, no? Che è colui che mi ospita a San Salvatore in Laura nel comunicato stampa, che io ho amato, è stata una definizione così semplice, ma l'uomo delle caverne scriveva sulle caverne e dipingeva, adesso scopriamo che cosa fanno gli artisti con il computer o con i mezzi digitali. Quindi per prima cosa c'è già una rivendicazione del linguaggio, nel senso che io dico sempre che la voce dell'arte è sempre la stessa, ma il linguaggio cambia, è diverso, è cambiato da sempre. Poi il fatto che non si comprenda, perché l'arte è sempre avanti, no? Sempre avanti a noi, e quindi già c'è questa rivendicazione del linguaggio, che insomma non avremmo dovuto avere bisogno di una pandemia per capire che il digitale
ci circonda, ci sta circondando e non possiamo prescindere dal digitale. E poi ci sono anche tutti gli altri principi che però alla fine, se uno va a vedere, sono sempre gli stessi in tutte le epoche. In questo momento, secondo me, è una cosa che la blockchain assolutamente risolve, e questa secondo me è la cosa più grandiosa che fa la blockchain, a parte autenticare dei file, quindi delle opere digitali, è il copyright sulle opere degli artisti. Questo è il grande miracolo. Questo miracolo è così grande che quando io l'ho spiegato alla mamma, l'ha capito pure lei e mi ha detto: allora la blockchain probabilmente non morirà più. Il fatto che gli artisti ricevano delle royalties, quindi il 10% ogni volta che le loro opere d'arte vengano rivendute, è una cosa di cui non si potrà più fare a meno. Questo secondo me è il grande miracolo della blockchain. Però è questa la rivendicazione più grande, perché la rivendicazione più grande è quella contro le case d'asta. Poi che la blockchain, per fare la propria rivendicazione contro le case d'asta, utilizzi il sistema d'asta, queste sono le contraddizioni. Insomma, il sistema dell'asta non è un sistema che io prediligo, perché secondo me non è democratico, no? Non dà accesso ai collezionisti, sostanzialmente dà accesso solo ad alcuni collezionisti, perché se facciamo sempre a gara vinceranno sempre quelli che vincono, e quindi io non mi potrò mai permettere di collezionare nessun'opera d'arte, perché se non ci sono, no, dei prezzi stabiliti per tutti, quindi democraticamente alla fine saranno sempre quei 3-4, per questo succede sulla blockchain, che collezioneranno sempre tutto. Quindi poi c'è anche il digital divide, nel senso che magari la persona, il collezionista che andrebbe anche da Christie's fisicamente, no, a partecipare all'asta, su blockchain non ci va. Il secondo aspetto forse non è solo il copyright, ovviamente è il copyright, però finirà il mercato delle copie d'autore? Finisce. Finirà il mercato delle copie d'autore? Finisce. Perché? Le copie, proprio le copie delle grandi opere che venivano vendute come copie, però copie d'autore. O no? Ma in realtà, secondo me, le copie d'autore sono, insomma, io ho quest'opera di Akatao sul mio desktop. Ok, la bimba che do. Questa che cos'è? Insomma, non sarà una copia d'autore, ma è un'opera di cui io posso fruire, e addirittura l'ho presa proprio direttamente da Super Rare, quindi da dove loro l'hanno tokenizzata ne usufruisco. Diciamo che le chiamiamo in un modo diverso, ma i principi più o meno sono sempre uguali. Se tu vuoi prendere il file della bambina che dorme e metterlo in esposizione a casa tua, io penso che più copia d'autore di quella non esiste, però non è la tua, è una copia. Nel senso che a questo punto l'autore diventa, parlando del digitale, è lì, ti ha messo il file originale online, è più originale di quello, però non lo possiedi, però è una copia. Questo è interessante, perché c'è una fruibilità diversa. C'è una maggiore tutela dell'artista e una fruibilità diversa dell'opera. Sì. Democratica, diciamo. Sì, direi di sì. Guarda, più o meno io, sinceramente, tutti questi cambiamenti alla fine non ce li ho visti, nel senso che veramente è una traduzione di quello che succede da secoli nei secoli. Insomma, come anche ci sono i falsari, ci potranno essere delle persone che magari si tokenizzano un'opera di Akatao su un'altra blockchain che non è quella di Ethereum. Ma i falsari, ragazzi esistono da sempre, insomma, è tutto molto uguale, secondo me, e va bene così. Però ci sono delle cose, appunto, che invece hanno apportato dei miglioramenti, e secondo me una di quelle è il fatto delle royalties agli artisti. Poi che la blockchain non risolva la proof of provenance, no? Quindi tu non lo saprai mai, per prima cosa non saprai mai se le opere di Akatao le fanno Akatao. Sì, lo sai, perché a quel punto, quando si mettono di mezzo le gallerie che certificano e garantiscono per loro, però allora ritorniamo alle gallerie, cioè ritorniamo al terzo, no? Oppure se tu li conosci personalmente e vedi che loro li vedi dal vivo che creano quell'arte, sai che sono loro, altrimenti si va a finire come insomma il film di
quello del pittore che dipingeva tutte le donne con gli occhi grandi di Tim Burton, no? E poi alla fine, quando lui è morto, si è scoperto che le opere per tutta la vita le ha fatte la moglie. Quindi la proof of provenance non l'abbiamo risolta mai e non la risolveremo mai. Per il resto c'è blockchain che semplicemente ha reso possibile per l'arte digitale quello che è possibile nel mondo dell'arte reale. Poi però, che diceva Akatao, come scrive Akatao qui nella conversazione, movimento decentralizzato, pensare ad artisti storicamente e geograficamente esclusi, ora possono emergere un mercato internazionale importante. Questo certo, ma questo non è la blockchain, questo è internet. Non c'è più spazio e non c'è più tempo. La blockchain rappresenta, insomma, il digitale, quindi internet, la connessione e tutto, e quindi per questo è una situazione molto più democratica e più accessibile, ma insomma da quando c'è internet è tutto molto più accessibile. Scusate, posso chiedere una cosa ad Eleonora? Quando così sono andata a vedere, no, varie cose, ho incontrato anche Pac, l'artista... dicono anonimo, quello che pubblica soprattutto su Twitter, ma tu che ne pensi del fatto che alcuni dicono che potrebbe essere in realtà un'intelligenza artificiale che crea le opere? Ho letto tutto molto meglio. Pac, ma io credo che Pac sia un'intelligenza intelligente, non artificiale. Pac, allora Pac è un altro di quei fenomeni che o si odia o si ama. Io l'odio per Pac non ce l'ho, perché se Pac ridicolizza come Cattelan, che io adoro, amo e stramo, è inutile che tutti mi insultano la banana, ma per prima cosa Cattelan, per arrivare alla banana sono passati 30 anni di Cattelan che fa follie. E poi Cattelan raggiunge lo scopo di dimostrarti che se lui attacca una banana al muro, tu la compri al valore di $100,000. Se tu la compri al valore di $100,000 e lui la regala al Guggenheim, e quelli del Guggenheim tutti i giorni devono andare al supermercato a comprare una banana nuova, perché sennò si ammuffisce e l'opera d'arte non c'è più, e quindi Cattelan ti dà la possibilità di fare edizioni, perché sa che la banana si ammuffirà, ma queste sono tutte cose fantastiche, nel senso che è un grande gioco, giochiamo, e così fa Pac, che il rosso di Pac non mi ricordo per quanto abbia venduto, sono, insomma, non necessario, non mi sento dire nemmeno che non è arte, è un gioco, però il mondo dell'arte contemporanea è un gioco, quindi non capisco perché alcuni debbano essere insultati, insomma, e altri no. Secondo me non è l'intelligenza artificiale, è uno molto intelligente, ma non lo so. Abbiamo altre domande, altri interventi? Oppure si va tutti a mangiare? Grande domanda. No, credo che abbiamo finito. Credo che abbiamo finito. Allora, Serena ci ha anche messo il link, la ringraziamo, al video dell'incontro che è stato fatto. Grazie a tutti quanti, è stato veramente interessante, dobbiamo farlo più spesso questo scambio e mescolamento, perché è sempre, come dire, dà sempre nuovi spunti ed è un'occasione di crescita per tutti. La mostra, lo ridiciamo, la mostra è al centro dei Coronari fino al 30 ottobre, e chi è a Roma, insomma, se se la perde lo cacciamo via dalla community, qua. Grazie a tutti, ciao. Ciao, grazie a tutti, ciao. Ciao.